Insidie sicuramente ce ne sono e sono tante, però penso alle insidie soprattutto da un punto di vista tecnico-tattico, perché se dovessi pensare che dopo una partita la squadra abbia delle, come dire, dei cedimenti, passatemi il termine, mentali, mi preoccuperei di brutto. Da questo punto di vista sono tranquillo. I ragazzi sono coscienti che il campionato è difficilissimo, che la partita di domani sarà difficilissima, quindi non credo che sbaglieremo da un punto di vista mentale. È chiaro che sappiamo di incontrare una squadra forte, sarà una partita diversa rispetto a quella di Pagani, quindi ci siamo preparati al meglio per ottenere il massimo da questa partita. Mister, il Francavilla arriva sulle ali dell'entusiasmo per il pareggio all'ultimo minuto con il Lecce. Che cosa si aspetta da questa squadra? Che cosa si aspetta dalla sua squadra? Ma al di là del discorso del Francavilla, che sicuramente, come ho detto prima, è una squadra forte, oltretutto ha fatto un'ottima partita contro il Lecce, quello che interessa a me è soprattutto vedere la nostra squadra, non sbagliare partita da un punto di vista tecnico-tattico, e che possa, come dire, continuare a fare delle prestazioni importanti, propositive, delle prestazioni dove la squadra è protagonista, quindi sicuramente vorrò vedere un Bisceglie che affronta la partita al massimo e che cerca di ottenere il massimo dalla stessa. È stata una settimana un po' atipica per noi perché comunque abbiamo dovuto cambiare la settimana di allenamenti, però quello che conta è domani. Quindi non dobbiamo sbagliare domani assolutamente e confido nella voglia, nell'entusiasmo e nella determinazione dei ragazzi. Allora, Anthony, domenica ha fatto una grande partita a Pagani, però sa quello che voglio da lui, sa come lo voglio e soprattutto sa che deve darmi più degli altri. Quindi io credo che lui abbia tutte le qualità per poter fare un grande campionato e deve fare un grande campionato, a prescindere poi da quello che sarà il suo futuro. Deve pensare a Bisceglie, deve pensare a quest'anno e deve pensare soprattutto alla partita di domani. Quindi mi aspetto e lo aspetto alla prova, affinché possa dare continuità al suo gioco, alle sue prestazioni, che credo era più o meno questo il limite che ha avuto negli anni scorsi. Mister, la Virtus Francavilla con un assetto rivoluzionato, diciamo, perché la partenza di Nzola al Carpi è stata sostanzialmente traumatica, con Viola e Madonia in attacco, due elementi davvero pericolosi, un lavoro soprattutto mentale, come le ha detto, per quanto concerne la difesa. No, ma sì, al di là degli attaccanti, tutta la squadra che secondo me è forte, una squadra che farà sicuramente un buon campionato, una squadra da prendere, diciamo, nel verso giusto, però, come dico sempre, al di là degli avversari, voglio vedere un Bisceglie protagonista attivo, e quello dovrà essere domani sera. Ma non credo che i tifosi del Bisceglie abbiano bisogno dei miei incoraggiamenti, perché hanno dimostrato anche nel recente passato di veramente dare un grande contributo alla squadra. E io dico che noi, parlo di squadra, dobbiamo fare il nostro. Poi credo che il pubblico di Bisceglie abbia la maturità per saper fare il suo. Quello che è certo è che il pubblico è fondamentale per una partita di calcio. Senza pubblico non sarebbe partita di calcio, al di là del valore dei calciatori in campo. Quindi l'auspicio, soprattutto per i ragazzi, è avere una cornice di pubblico importante per poter, come dire, aumentare anche l'attenzione, la concentrazione, la voglia di far bene di fronte al proprio pubblico. Calciomercato chiuso, partenze last minute, quelle di Tomalai e Lamè. 23 giocatori per una rosa in grado di reggere, comunque confronto anche con le altre compagini di Serie C, sono più che sufficienti, o in cuor suo sperava magari in qualche altro innesto, nonostante comunque era stata conclamata la chiusura del mercato? No, assolutamente. Noi, io
Sapevamo che eravamo praticamente a posto con l'arrivo di Delic, quindi la società ha fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo ritenuto opportuno mandare a fare esperienza, giocare con più continuità a due ragazzi del 98 che comunque sono un patrimonio sociale, e noi siamo rimasti con due giocatori del ruolo che ci eravamo prefissi, più tre portieri, quindi va bene così. Mister, parlando del mercato, diciamo, il fatto che gli ultimi arrivati non siano proprio in condizione, nell'ottica di un allenatore, non pensa che sarebbe meglio chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato? No, questo è un discorso complesso, perché ci sono interessi che vanno al di là del semplice pensiero di un allenatore. Dal mio punto di vista è chiaro che il mercato più corto e avere la possibilità di avere già una squadra quasi al completo ti permette di lavorare meglio. Però questo è, e secondo me le società devono essere brave a gestire questo. Quando cambieranno le regole dovranno essere brave a gestire quello che verrà. Come il discorso delle cinque sostituzioni, che adesso ogni squadra, ogni allenatore, ogni staff dovrà cercare di ottimizzare, visto che comunque qualcosa cambia.